Buonasera e benvenuti a Replay, le 21 e 3 minuti, siamo in perfetto orario. Replay in diretta vi annuncia che Habemus Papam, o meglio, scopriremo nel corso della puntata chi è il nuovo direttore generale del Cosenza. Chi segue la nostra trasmissione sa che ci siamo concentrati su questa nomina nelle ultime settimane, dopo il primo comunicato che con la nomina di Giuseppe Mangiarano e poi la smentita o comunque il rifiuto, la rinuncia da parte di quello che è stato soltanto in carica per qualche ora, ma solo per la società a quanto pare. Adesso è arrivata la vera nomina e ci sarà comunicata proprio nel corso della trasmissione attraverso una nota ufficiale della società. Ho appena ascoltato al telefono il presidente Gianni Guarascio, che ci aveva annunciato già la settimana scorsa la nomina imminente. Evidentemente c'è stato un parto più lento, una settimana di lavoro, le parti si sono viste, adesso non faccio il nome perché lascio un po' di suspense come nei migliori film thriller, però fra poco i miei colleghi che sono qui non vedono l'ora di fare il nome e il cognome di quello che è un personaggio importante del calcio cosentino e calabrese, che si è rimesso in gioco in una sua vecchia veste, quella del direttore sportivo, direttore generale. Buonasera intanto a Franco Segreto. Buonasera, fa caldo. Fa molto caldo, molto caldo. Io vengo da una spiaggia dove sono stato vicino ad Ombrellone con Massimo Drago, l'allenatore del Crotone, e ci vedremo poi in ritiro. Buonasera a tutti, mi fa piacere che stasera dovremmo avere questa fumata bianca. Infatti ci cambia la serata. Cambia la serata perché abbiamo cambiato la scaletta in corso. È una scaletta fatta soprattutto di parole la nostra, visto che i campionati sono finiti. Antonio Alizzi, buonasera da Calabria Ora. Buonasera. E poi ci siamo incontrati più volte in questa settimana con Vincenzo Perri, che è il vicepresidente del CONI regionale, l'ultima volta su un campo di calcio dove c'erano tantissimi bambini che giocavano a pallone. Lui era in due luoghi, perché c'era anche un memorial di atletica, sì, sì. Importante, del quale ci parlerà. Quindi Vincenzo Perri, buonasera e bentornato. Grazie. E bentornato anche a Kevin Marulla, che è un po' il protagonista di questa settimana bellissima per il calcio giovanile, con il memorial Bergamini. Vedremo anche delle immagini che ci hanno emozionato tantissimo, perché quando si vedono bambini, l'altra settimana abbiamo mostrato delle belle immagini di equitazione con i bambini del CER, i ragazzi che hanno vinto a Catanzaro e poi protagonisti di un memorial. Oggi calcio, insomma, questa è la parte più bella dello sport. Non so se è d'accordo Antonio Pallo di Cosenza Channel, l'avvocato, buonasera. Buonasera a te, sì, d'accordissimo. Sì. Anche perché non so se posso annunciare, siete stati in giro per l'Italia per Bergamini, possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo, è un progetto al quale abbiamo lavorato con grande voglia e grande passione, che credo entro la fine del mese riusciremo a proporre. Abbiamo voluto dedicare una puntata speciale del nostro tackle interamente a Donato Bergamini e alla sua storia. È un regalo che Cosenza Città e Sportiva vuole fare a Donata, a Denis e alla sua memoria, e a tutti quelli che in questi anni hanno lavorato per ricostruire la verità intorno a Donato Bergamini. E se Donata dice di sentirsi a casa a Cosenza, bene, e che sta male quando manca per molto tempo da Cosenza, nonostante le difficoltà, perché ci ha raccontato di quello che deve passare ogni volta che deve venire in Calabria, insomma, con viaggi non proprio facili, però evidentemente qualcosa siamo riusciti a fare. Allora, Franco, la settimana possiamo definire dei telefoni spenti, dei telefoni che suonano a vuoto, sì. Ogni tanto si riesce a contattare qualcuno. Sono stato fortunato io poco fa con il presidente Guarascio, che evidentemente aveva qualcosa da dire, e quindi buonasera, consentimi che sono arrivato un po' di mail, se no poi mi dimentico, perché io come tutti gli altri andiamo a braccio, e di conseguenza c'è un amico di San Vincenzo La Costa che ci segue sempre, si chiama Francesco Basile, oltretutto è un parente della nostra carissima collega Marisa Fallico. Scommetto che è parente anche di Settembrino Basile, non lo so questo. Comunque, siccome è un super tifoso del Cosenza, allora in apertura è d'obbligo. Salutiamo tutti gli amici che comunque ci seguono su Facebook, mandano mail, in streaming, ci vedono in TV, tutti qua. Settimana è trascorsa, come giustamente dicevi tu, ad aspettare qualche buona nuova, che non è arrivata, però come dicevamo un'altra volta, sicuramente ci sono stati dei contatti dopo la pista Mangiarano. Sappiamo tutti che l'attenzione si è spostata su Ciccio Marino, e hanno lavorato alacremente fino a questa sera. Si pensava che questa fumata bianca dovesse uscire, o sarebbe uscita sabato scorso, invece
E lì per lì sono le 21:10 e io penso che da qui a mezz'oretta dovremmo avere questo comunicato ufficiale da parte della società. Lo dico io il nome perché io stamattina ho avuto modo di parlare giusto 2 minuti con l'amico Marino e abbiamo fatto una piccolissima chiacchierata, l'ho sentito motivato, insomma mi ha detto quelle che non sono state e quelle che erano e saranno le sue richieste, ovviamente per accettare questo incarico, che è un incarico di grande responsabilità, anche perché noi sappiamo tutti che lui ha lavorato negli ultimi anni come osservatore per la Juventus, ha portato giocatori importanti, insomma, in bianconero, e quindi lasciare la Juve per poi tornare alla casa madre, voglio dire, è motivo di orgoglio, di grande soddisfazione. E vedremo questo comunicato che cosa dirà, però sappiamo tutti che insomma lui è in pole position rispetto ad altri e quindi si dovrebbe chiudere il cerchio da qui, ripeto, a qualche minuto. Cosa dire? Aspettiamo la settimana, ripeto, è inutile parlare di quello che non c'è stato, parliamo di fatti concreti, di raccontare alla gente, al popolo rossoblù, quello che saranno i fatti da qui a qualche minuto e dopodiché si butteranno le basi, vedremo se riusciremo a sentire anche il presidente Guarascio, lo stesso Marino, per capire un attimo quelli che sono i suoi programmi. Lui stamattina una sola cosa mi ha fatto capire, cioè che ci devono essere determinati presupposti e che non desidera assolutamente che si parli di stipendi arretrati, di giocatori che possano lamentarsi in corso di campionato, perché Cosenza ha comunque un nome, è una città importante, una città dal grosso blasone, quindi si deve pensare, ecco questo mi diceva proprio stamattina Marino, al calcio giocato, parlare di calcio giocato, parlare di questioni tecniche principalmente e fare gruppo, sinergia e remare tutti in un'unica direzione, considerato che poi Fiore e Leonetti insomma ci hanno tentato per 2 anni consecutivi con tutte le vicissitudini che ci sono state, hanno comunque raggiunto un secondo posto importante, l'anno passato con Tommaso Napoli il Cosenza è riuscito a vincere i playoff nazionali, poi ha trovato il semaforo rosso per quello che poi ne è, quello che è successo, la sì. Valle d'Aosta, sappiamo tutti a memoria ormai questo ritornello. Per cui insomma è una bella carta che l'amico Marino si giocherà e io dico che praticamente è una carica di grande responsabilità. Aspettiamo il comunicato e poi ovviamente entreremo nel cuore del comunicato. Antonio? La settimana l'ha fatta Franco, la giornata invece come si è svolta nelle stanze del Cosenza? Da quello che ci risulta a noi, ieri sera la trattativa non stava volgendo nella direzione giusta e dopo l'incontro che è iniziato nella tarda mattinata che si è protratto poi fino alle prime ore del pomeriggio ne è succeduto un altro dove invece in questo incontro il presidente Guarascio, l'amministratore delegato Quaglio e il nuovo DG del Cosenza Ciccio Marino hanno trovato un punto d'incontro perché quello che era la situazione che era evidente a tutti quanti che Ciccio Marino chiedeva alla fine le stesse garanzie che ha chiesto Giuseppe Mangiorano prima di dire no, evidentemente magari Marino è riuscito ad usare come dire, i concetti giusti per poi far capire al presidente Guarascio che nel calcio, quindi questo è una frase che ormai mi sono stufato di ripetere. Ma si può operare in un certo modo, diciamo così. Quindi credo che questo sia un punto di partenza, sicuramente Ciccio Marino è un tifoso del Cosenza, innanzitutto prima di essere da oggi, da questa sera il nuovo direttore generale, è una persona insomma, che ha fatto la storia di questa città insomma, dal punto di vista calcistico e notavo che comunque i tifosi seguivano attentamente l'evolversi sì. di questa trattativa. Sì, poi ci parleremo comunque, anche dopo perché c'è un comunicato. Secondo me tutto è nato dal comunicato che hanno scritto, insomma, che hanno diramato ieri sera. Questa accelerazione? Sì, perché credo che il presidente Guarascio abbia capito comunque che la figura di cioè, io dico una cosa, alla fine se anche Ciccio Marino rifiutava l'incarico di direzione generale, vuol dire che comunque il problema esisteva, insomma. Quindi, sicuramente. Sarebbe stato un bruttissimo segnale. Quindi evidentemente c'è stato da parte del presidente Guarascio un'apertura, c'è stata. Hanno trovato un punto d'incontro, poi i termini, insomma, degli argomenti che hanno discusso lo sanno solo loro e quindi credo che poi
rimarranno nelle segrete stanze, sicuramente le garanzie credo che erano, come dire, rivolte innanzitutto a capire come bisogna riconfermare quei giocatori importanti che sono per il Cosenza, come Manolo Mocero, Pietro Arcidiacono e Mirko Guadalupi. Su Manolo Mocero c'è un appuntamento domani con il procuratore Francesco Romano. Non credo che le parti siano così distanti, quindi la riconferma di Manolo Mocero, mi sbilancio, credo che sia comunque abbastanza vicina. Per quanto riguarda invece Guadalupi e Arcidiacono, con questa nomina di Ciccio Marino, secondo me la trattativa può andare a buon fine, anche se il Messina su Guadalupi è fortissimo, ma con decisione. E invece su Arcidiacono non c'è il Messina forte, ma c'è la Vigor Lamezia. La Vigor Lamezia. Allora, su queste possibili partenze di conferme, oggi ho ricevuto la telefonata dell'avvocato Ernesto Corigliano che dice perché i quotidiani cosentini, maggior parte, si impegnano nel raccontare sempre delle partenze di questi tre calciatori, quasi auspicando la partenza, comunque paventando questo rischio. E sarebbe il caso di non parlare di queste partenze, perché sono dei giocatori che devono restare. In quanto ad Arcidiacono mi trovo d'accordo, e l'ho scritto anche qualche tempo fa, è quasi un obbligo morale quello di Pietro Arcidiacono nei confronti della città dopo un'annata che è stata caratterizzata da quella bravata che è costata a lui un anno di calcio, e a Cosenza non si sa, perché non ci piace fare i conti, però guarda Giulio, posso aggiungere una cosa. E allora Ernesto Cogliano dice, mi fa capire, giustamente, che è come il film di Troisi in cui ricordi che devi morire, insomma, vabbè, quando se ne andranno poi lo scriveremo, il lavoro dei giornalisti io mi metto nei panni dei ragazzi della carta stampata come Antonio, come Vittorio, ci mancherebbe altro, Alfredo e gli altri che scrivono. Li salutiamo tutti, perché sono ragazzi che vanno allo raccontare qualcosa di nuovo, se i telefoni non squillano o non rispondono, ma alla fine noi ci basiamo su sulle notizie, certo. Se il procuratore di Arcidiacono e Guadalupi parla che la distanza tra domande e offerte è abissale. Ho assunto la vostra difesa d'ufficio io con l'avvocato. Non c'è bisogno. Ti ringraziamo, però è così. Allora, il problema è che io volevo aggiungere una sola cosa. Quando si parla di giocatori, perché stiamo seguendo, e tu lo sai, con Corriere dello Sport, questo inizio di calciomercato, ma nessuno fa un cruccio se un giocatore va via o se un giocatore poi arriva. Cioè, ti dico la verità, sono d'accordissimo con te, saluto l'amico Arcidiacono perché è uno di quelli che è attaccato veramente alla maglia, so che gli piace Cosenza, farebbe carte false pur di rimanere in questa città, però dico, nel caso in cui dovesse andare via, io le vesti non me ne strapperei, nel senso che già siamo stati 6 mesi senza di lui, quindi è stata una mancanza sicuramente fondamentale, però insomma, voglio dire, morto un papa se ne fa un altro, cioè io penso e dico che poi l'allenatore che verrà insieme a Ciccio Marino, se non ci dovesse essere lui o qualche altro, sicuramente un'alternativa si troverà. Sicuro. Ergo, come dicono i miei amici avvocati, se Allegri preferisce Matri al posto di un top player europeo, un motivo ci sarà, insomma, l'ha avuto a Cagliari, è il tipo di giocatore che va bene ad Allegri, e a quel punto insomma. Con Marino ho parlato, e quei tre insieme. No, ma io ho voluto qualsiasi allenatore li vorrebbe. Salutiamo intanto un avvocato Corigliano, mi sono voluto rifare alle parole dell'avvocato Corigliano. Esattamente, nel calcio. Perché è uno di quelli che poi è stato il fondatore dell'Associazione Italiana, oltretutto allenatore di calcio. È stato il primo assessore allo sport della Regione Calabria e del Comune di Cosenza, voglio dire, un po' di esperienza. Sono d'accordo che tantissimo nel calcio ce l'ha. Nessuno quindi insostituibile. E io la vedo così, Gio, io la vedo così. Ricordati pure che Cosenza non ha avuto Arcidiacono, Guadalupi e Mocero insieme mai, perché quando Guadalupi è arrivato non era in condizione, quando è entrato in condizione è uscito. Perciò ti dico, Arcidiacono non l'abbiamo avuto, no? Anche in amichevole, fatemi vedere. Dopo la gara di San Biase non c'è stato più Arcidiacono con Cosenza, fermo restando che è un giocatore che in questa categoria insieme a Guadalupi fa la differenza, per non parlare di Mocero, per carità, io ho grande rispetto per tutti, però io dico che nel calcio le alternative ci sono ed esistono. Con Vincenzo Verdi prima ci siamo incontrati tempo fa e parlavamo proprio dei meccanismi del calcio. Mi piaceva la ricetta che aveva Vincenzo per fare bene a Cosenza, perché essendo uomo di sport e conoscendo la città e anche la Calabria, diceva ci vogliono degli ingredienti giusti al momento giusto. Eh sì, intanto ecco, questa è la dimostrazione un po' che manca qualcosa, no? Quando uno fa un impasto, quindi non basta solo l'acqua e la farina per fare il pane. Poi ci vuole anche quel discorso di organizzazione dell'impasto. Allora, che volevo dire? Che in tutto questo, che è stato poi la discussione di questi giorni, anche questa di stasera,
viene a mancare quello che la parte fondamentale, cioè se noi non partiamo dalla società che ha le idee chiare, allora poi se c'è questo susseguirsi di voci, di controvoci, di voci che parlano i tifosi, che è legittimo, no? Perché riportare quello che sta sulla piazza, nei bar dello sport, però la società deve avere le idee chiare per operare anche come dire, ascoltando da un orecchio quello che si dice in giro, però operare con le proprie sensibilità e con i propri mezzi. Cioè, quindi voglio dire, la domanda è che io società che cosa voglio fare, dove voglio arrivare, con chi voglio arrivare. Ecco. Una volta che la società si è posta queste domande, senza farsi condizionare troppo dalle pressioni che vengono dalla piazza, che è una piazza che comunque è stanca, parliamoci chiaro, che è stanca di questo rincorrersi di voci, no? E quindi è di non raggiungere gli obiettivi e di non avere più un palcoscenico di qualche anno fa. Questo sicuramente ha portato, fra parentesi, a un disamore da parte di tanti giovani a seguire il Cosenza. Voglio dire, una generazione completa di tifosi l'abbiamo quasi persa in questo periodo, che abbiamo fatto questi campionati altalenanti in una categoria, dei, seppur la massima, dei dilettanti. Allora il discorso qual è? È che l'auspicio è che si possa concludere nel più breve tempo possibile l'idealità della società, quindi affidare la parte tecnica e poi costruire la squadra. Poi è ovvio che i tifosi premono su Arcidiacono, Moscio, perché sono atleti e calciatori che conoscono, ma come tutti noi sappiamo sono tanti i tesserati calciatori in Italia, quindi voglio dire, molte volte non è un male cambiare, voglio dire, si può anche trovare qualcosa di meglio, dipende ecco dalla parte tecnica che cosa vuole fare e anche chi sarà chiamato a guidare questa squadra come allenatore. Allora, intanto sta arrivando il comunicato, infatti lo stiamo caricando. Cosenza Channel anticipa e ti propone le prime dichiarazioni del direttore generale di Marino. Orgoglioso di tornare a Cosenza. Infatti. Questo è importante, orgoglioso di tornare a Cosenza. Abbiamo in diretta, è un momento storico. 21:20. Perché sono le 21:20 in diretta da Replay, annunciamo che abbiamo veramente il Cosenza, il direttore generale e Marino, e mi vengono un po' i brividi a sentire, sono orgoglioso di tornare a vestire questa carico, manna. È carico l'amico Ciccio, molto giustamente, carico. Si è caricato una settimana. Ecco, adesso fatelo però, fatelo calare nella veste giusta, non gli chiediamo subito chi sarà l'allenatore. Assolutamente no. Io ho avuto il coraggio di chiedere addirittura prima che firmasse. Lo so, questa è l'ansia. Anzi, però, ecco. In ogni caso abbiamo naturalmente il numero di regia, perché quando dico cucinare, gli amici tifosi, cuciniamo il pomeriggio, abbiamo lasciato qualche numero utile di regia, c'è anche quello di Ciccio Marino naturalmente. Kevin, questa giornata ti aspettavi questa fumata bianca? Eri un po' scettico tu, eh? Guarda, innanzitutto per me è un onore commentare per primo l'arrivo dell'amico Ciccio, lo posso chiamare Ciccio perché mi conosce da quando ero un bambino. Penso sia la soluzione ideale, è per il momento storico del Cosenza con il centenario, ma soprattutto per le sue capacità che non hanno bisogno di presentazioni, visto che viene da anni di Juventus, visto che ha resistito a un cambio di gestione che non è mai facile da Secco a Marotta e Paratici. Io non, da parte mia c'è l'assoluto sostegno se dovessi ancora far parte della società e in qualsiasi ruolo, come ho già detto a lui in più occasioni, ci sarà tutto il sostegno e il supporto che merita una persona come Ciccio. Allora, Antonio, mentre vado su Cosenza Channel, intanto diceva Antonio Arizzi che è stato utile il comunicato di ieri del Comitato verso il Centenario, ha spronato, tra l'altro c'era una parte riferita anche a Ciccio Marino, in previsione della sua firma e del suo ingaggio, lo invitavano a riflettere bene, insomma ad accettare soltanto, ma se Ciccio Marino accetta evidentemente queste garanzie ci sono state. Posso anticipare anche che, conoscendo Ciccio Marino, una firma vale sì, però alla prima, come diceva Franco, al primo ostacolo insormontabile che possa minare il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua autorevolezza, Ciccio Marino sarebbe pronto a fare non uno ma due passi indietro. Sicuramente. Conoscendo lui. No, Antonio. Ma credo che questa sia la condizione essenziale per poter operare a Cosenza. Io vorrei un attimo riallacciarmi a quello che diceva prima il vicepresidente del CONI. Cioè, il problema qui è che Cosenza vive ormai da troppo tempo una stagione di
di calcio balengo, diciamo così, di navigazione a vista che purtroppo non ci ha portato a nulla, anzi ci ha portato negli ultimi 10 anni ad assistere a 2 fallimenti consecutivi e a ritrovarci nei dilettanti nostro malgrado. Oggi questa società ha il dovere morale, prima che come dire, istituzionale, di restituire al Cosenza città e al calcio cosentino una dignità che sicuramente merita. Ciccio Marino è l'uomo giusto e ritengo che il comunicato che poi esprime il pensiero dei tifosi cosentini sia servito anche per far capire forse finalmente al presidente Guarascio che non bastano i conti, ma bisogna avere anche un po' di cuore, perché sempre per rifarmi allo splendido esempio di prima, quando si costruisce un impasto, la brava massaia mi dicevano sempre che per preparare un pane saporito, oltre a metterci gli ingredienti giusti, ci deve mettere anche il cuore, perché senza cuore il pane non lievita bene e non viene saporito al punto giusto. Questa società deve imparare dagli ultimi anni, e mi auguro che lo abbia fatto, per quanto purtroppo le vicissitudini nell'ultimo mese non ci davano grandissimi segnali da questo punto di vista, che il calcio funziona con ritmi e logiche diverse da quelle che loro fino ad ora hanno usato. Abbiamo chiesto come tifosi, mi ci metto pure io perché quel comunicato prima che uscisse l'ho letto, abbiamo chiesto a Marino di porsi come garante del buon funzionamento del progetto, perché di progetto si deve parlare, non basta vincere un campionato e investire per vincere un campionato. Noi chiediamo a questa società, e lo stiamo chiedendo da 2 anni a questa parte, che garantisca un futuro luminoso al Cosenza, luminoso e duraturo soprattutto, che sia non più l'effimera conquista del risultato, ma sia in realtà la gestione di un progetto che porti lontano, che possa finalmente farci stare tranquillo e farci riprendere quella passione domenicale di seguire i colori rossoblù. Guarda Antonio, noi del fatto del progetto ne abbiamo discusso per 2 anni di seguito ogni lunedì, quindi siamo stati i primi a dare la spinta per avere un progetto giusto, come dici tu, con base solide, un progetto duraturo e che chiaramente non possa poi morire dopo 2 o 3 anni. Era il problema poi di trovare, diciamo, gli imprenditori che sia in precedenza che adesso possano stare vicino a Guarascio, che un progetto è importante quando c'è o il magnate di turno e noi non lo abbiamo, o c'è una serie di imprenditori che oggi come oggi sono un pazzo, voglio dire, in Serie D può andare a spendere 600-700 mila euro, voglio dire, a meno che voglio dire c'hai un progetto interessante per il futuro, esatto, della città, e allora a quel punto, visto che il presente ci ha già provato 2 anni, il terzo anno lui secondo me non vuole più sbagliare. Però tu mi insegni che il progetto, per renderlo appetibile ad altri imprenditori, bisogna costruirlo come costruirlo, tale. Costruirlo, esattamente, costruirlo. Se non costruirlo. Vi è nulla di costruito, credo che sia difficile per chiunque avvicinarsi. Allora, leggiamo il comunicato e poi cerchiamo di contattare nella seconda parte, all'inizio, Ciccio Marino, magari cerchiamo di avvisarlo nella pausa pubblicitaria. Leggiamo il comunicato, Michele, siamo sulla postazione Facebook, Ciccio Marino, nuovo direttore generale del Cosenza Calcio, siamo sul sito nuovacosenzacalcio.it, l'ufficializzazione stasera al termine di un incontro con il presidente Guarascio, con il quale sono stati definiti i dettagli dopo che l'intesa di massima era praticamente arrivata nella giornata di ieri, dopo un dettagliato incontro di lavoro. Guarascio ha voluto fare assumere alla indimenticata bandiera dei lupi un ruolo a tutto campo, non solo quello di direttore sportivo, in modo da poter avviare un lavoro che metta insieme tutte le componenti. Nei prossimi giorni Marino sarà presentato agli organi di formazione e ai tifosi, e in sintonia con Guarascio verranno definite le altre questioni: allenatore, sponsor tecnico, rinnovo calciatori, sede e ritiro, su cui del resto sta da tempo lavorando la società. Guarascio, questa sera esprimendo la sua grande soddisfazione per l'intesa raggiunta con Marino, ha inteso ribadire il grande senso di responsabilità con il quale sta andando avanti da solo, ormai da 2 anni, per non far morire il calcio a Cosenza. L'ho detto, ha specificato Guarascio, in decine di occasioni, da più tempo, non abbiamo bisogno di fatti, noi abbiamo bisogno di fatti concreti e non di parole. La mia disponibilità è piena nel ragionare di accogliere ed accogliere altri ingressi in società, a tutti i livelli e nelle quote e nelle percentuali più varie, senza alcuna logica di chiusura. Anzi, la mia aspettativa è quella di un sostegno vero da parte di imprenditori che finalmente passino dalla fase degli annunci a quella della concretizzazione. E mi sembra che sia
molto chiaro e anche diretto magari a chi sta intavolando delle trattative in questo momento. Sappiamo che ce n'è una in corso, ne abbiamo parlato la settimana scorsa e poi approfondiremo nella seconda parte. Intanto andiamo su Cosenza Channel, perché qui abbiamo la prima dichiarazione da parte di Ciccio Marino, che appunto ha detto, ecco qui, no, qua sempre Guarascio, vediamo se, ecco qua, sono orgoglioso di tornare a Cosenza in un'annata così importante, l'obiettivo nella mia città è la promozione e per vincere serve organizzazione, insomma il concetto che ci aveva espresso già qualche giorno fa, lunedì scorso, Ciccio Marino, quando l'abbiamo contattato, ci ha detto appunto questo, ci vuole organizzazione. E chiudiamo così, con questa parola, che è la parola d'ordine del nuovo corso del calcio cosentino, a fra poco. Allora, di nuovo in studio, seconda parte, siamo sulla centrale, seconda parte di Replay. Abbiamo appena contattato il nuovo direttore generale, direttore sportivo del Cosenza, Ciccio Marino, e fra poco saremo in collegamento telefonico con lui, mentre qua le redazioni stanno lavorando. Sì. Abbiamo Calabria Ora, Franco Sereno, Corriere dello Sport, che ha già inviato una notizia bomba di questa sera in diretta. Ma il Presidente ci ha fatto un grandissimo favore a far firmare alle 21:20, o meglio ad annunciare questa bella notizia. Antonio di Cosenza Channel aveva già la prima frase, e proprio da quella vorrei partire, perché è la sintesi del nuovo progetto di Marino. Ha detto l'obiettivo è vincere, ma ci vuole organizzazione. Ha riunito in due o tre parole il concetto che è alla base di qualsiasi progetto e programma calcistico. Insomma, Vincenzo ha risposto un po' all'impasto. Sì, parliamoci chiaro, l'organigramma di una società è fondamentale, specialmente per una società che si appresta a passare nella serie professionistica. Voglio dire, al di là delle figure dei soci e della dirigenza come parte economica, è necessario avere tutta quella serie di figure per l'organizzazione di una società, e quindi dal direttore generale, al direttore sportivo, allenatori delle giovanili, segretario, che è una cosa importantissima, la segreteria di una società per poter andare avanti. Qui abbiamo Kevin, che al di là della parte tecnica segue molto anche questo discorso, i rapporti con la federazione importantissimi, i riferimenti precisi, voglio dire, tutta una serie di figure che sicuramente Ciccio Marino, avendo fatto parte, oltre che del Cosenza, di una società organizzatissima come la Juventus, come osservatore, quindi avrà una conoscenza molto precisa e dettagliata di quello che vuole fare lui, di quello che ha discusso in questi giorni, e quindi ben venga qualche ora in più per aver firmato il contratto, ma adesso avranno le idee chiare per poter andare avanti. Quindi ogni tanto bisogna avere un po' più di pazienza, è meglio discutere qualche giorno di più, qualche ora in più, però poi quando si parte con tutte le quattro ruote nella macchina, senza aspettare che montiamo la quarta e ultima ruota. Quindi sono ben fiducioso per il futuro. Kevin, sì, Franco, dimmi. Kevin diceva ieri, sì, è passato quasi un mese dai playoff, dalla fine dell'uscita di scena del Cosenza, però ancora c'è tempo per fare bene e per preparare una squadra e andare in ritiro con tutti gli argomenti al posto giusto. Mi ricordo una frase di Stefano Fiore l'anno scorso a Lorica nei primi giorni, purtroppo quel ritardo accumulato in quella fase ha fatto sì che molte squadre si accaparrassero i giovani migliori, ad esempio. Poi sì, bravi Fiore e Leonetti a trovare Nicola Spescia, ad esempio, e a pescare ancora nel vivaio del Cosenza, però si poteva fare meglio anche da quel punto di vista, e penso che anche lì l'incertezza sul portiere, il Cosenza si è trascinata per mezzo campionato. Sì, però come ho detto prima, lo ribadisco, io credo che siamo nei tempi giusti, giustissimi, per poter organizzare e fare bene il tutto. Come diceva prima il vicepresidente Perri, il fatto che Ciccio provenga da una squadra come la Juventus, che negli ultimi due anni ha dato risalto soprattutto all'organizzazione societaria, è una garanzia per il futuro.
ci fa ben sperare e ci fa essere sicuri, almeno a me personalmente, che il direttore Marino non lascerà nulla al caso, a partire dalla prima squadra a finire al settore giovanile, anche perché il suo ambito è quello dell'osservatore, quindi chi meglio di lui ha potuto fare conoscenza anche nei dettagli di regolamenti, norme organizzative riguardo i settori giovanili d'Europa e d'Italia. Quindi da questo punto di vista siamo in una botta di ferro col direttore Marino. Franco. Io volevo un attimino soffermare sulle prime righe del comunicato. Sulle prime righe del comunicato, dove in sostanza si parla di questo incontro che era già iniziato ieri sera, questo lungo colloquio col presidente, e mi pare che insomma lì Ciccio Marino abbia chiesto e ottenuto carta bianca, perché è molto importante, dalla scelta dell'allenatore alla scelta dei calciatori a quello che deve essere poi naturalmente il ritiro precampionato. E conoscendo Ciccio, perché insomma ma ci conosciamo da una vita, so che è un ragazzo attento, determinato, è un ragazzo che sa quello che vuole quando deve centrare un obiettivo importante, che lo ha anche dichiarato dicendo che quest'anno è un'annata, sarà una stagione, un'annata importante, proprio perché poi ci sarà anche la ristrutturazione dei campionati, questo varo, come dice Macalli, qui c'è il nostro amico della FGC Vincenzo Perri che ci potrà dire qualcosa in più. Fra due anni ci sarà poi ovviamente, come dicevo, la ristrutturazione con questo C1, girone A, BC, come era un tempo quando eravamo ragazzi, divisa poi, esatto, 69 inizialmente, poi saranno 60. Quindi sono d'accordo e concordo con Vincenzo, l'amico Vincenzo Perri, se si è perso del tempo è perché magari Ciccio ha chiesto e ottenuto determinate garanzie, anche perché sa di giocarsi una carta importante proprio per quello che sarà il suo lavoro e la sua professione futura, insomma. Poi lui è stato una bandiera del Cosenza, oltretutto è di Cerisano, e quindi se ha detto sì al presidente ha ottenuto quello che chiedeva naturalmente. Allora andiamo su Facebook, nel frattempo che si liberi la linea telefonica di Ciccio Marino, che in questo momento sarà caldissima, presa di mira da tutti i colleghi e non solo, anche dagli amici che vogliono fargli i complimenti perché hanno ascoltato la notizia in diretta da Replay. Pier Giorgio Giorno, apprendo che in questo momento che Marino ha firmato, poi la battuta che circola, che circolava, adesso non è più così attuale, siamo sicuri che la penna sia buona, si chiede Pier Giorgio Buono. Il primo passo è stato fatto, adesso inizia il difficile, pagare i calciatori, le pendenze della passata stagione per non incappare in punti penali, riconfermare i nostri migliori giocatori, organizzare un ritiro precampionato che sia degno di tale nome, ricreare l'entusiasmo perduto. Siamo sicuri al 100% che la nostra società metterà Marino nelle condizioni di fare tutto ciò. Poi Pippo ci segnala anche nuovacosenza.com con la svolta nelle trattative, mentre stiamo cercando di contattare Ciccio Marino, di provare, come diceva sempre il film di Troisi, per continuare a parlare con lui. Poi ancora, Giuseppe Leonardo Ardente, una buona serata, volevo solamente chiedere a tutti i presenti in studio come si fa a costruire una squadra che possa vincere il campionato con 400.000 euro e senza Biccio, Guadalupi e Mocero. Con Guarasce e Quaglio il Cosenza Calcio non decollerà mai. Ancora buona serata. E poi Antonio Bruno, consentimi due parole, povero Marino con Guarascio e Quaglio. E poi Cosenza Calcio News che elenca quanto sta avvenendo, e poi la lettera aperta di Antonio Bruno che è molto lunga, vi chiedo di leggerla insomma sulla nostra bacheca, però fa riferimento anche a quello che abbiamo detto la settimana scorsa con le cifre, le percentuali e poi i consigli su allenatori o direttori sportivi. Poi il Pinocchio d'Oro che si svolgerà a Collodi, dice Serafino De Marco, ogni anno a settembre verrà quest'anno vincitore un nome a noi noto, il presidente del Cosenza eccetera eccetera, che ha annunciato Marino Mangiarano eccetera eccetera, però a quanto pare Marino ha firmato, quindi anche questo commento, che infatti è di 49 minuti fa, non è più attuale, diciamo, perché la firma di Marino c'è stata, lo abbiamo sentito con le nostre orecchie. Ciccio Marino è il nuovo direttore generale del Cosenza e ha pieno mandato per agire, poi naturalmente i fatti ci danno ragione. Chiediamo Antonio, insomma, l'evolversi la situazione. Io conservo fra i miei cimeli del Cosenza la maglietta storica della promozione di Ciccio Marino, che gliela strappai in un'invasione di campo 2. All'ultima di campionato. Quindi Ciccio Marino rappresenta sicuramente una garanzia
perché è una bandiera del Cosenza, è uomo di calcio, sa che cosa significa costruire una squadra vincente e organizzarla. Quello che chiedo a Marino, e lo chiedo a nome di tutti i tifosi del Cosenza, è di farsi lui da garante. Bravo. Per la passione di questi tifosi e di non consentire nella maniera più assoluta che si possa verificare tutto quello che si è verificato negli ultimi anni. Prendo con grande contentezza le parole del presidente Guarascio, il quale finalmente, e glielo sottolineo con grande simpatia, perché è una persona che a me personalmente sta molto simpatica, finalmente ha reso un comunicato ufficiale degno di questo nome. Perché se la dichiarazione di intenti che ha rilasciato oggi corrisponde al vero, finalmente forse ha capito che cosa significa fare il presidente di calcio a Cosenza. Detto questo, ti riferisci a quale frase, così la rileggo? La frase ultima, dove dice che è aperto a tutti e contemporaneamente ha a cuore le sorti del Cosenza. La mia disponibilità è piena nel ragionare ed accogliere altri ingressi. Ma questo perché, Gianluca? A tutti i livelli, nelle quote delle percentuali più varie, senza alcuna logica di chiusura. Anzi, la mia aspettativa è quella di un sostegno vero da parte di imprenditori che finalmente passino dalla fase degli annunci a quella della concretizzazione. Perché noi dobbiamo noi dobbiamo attentamente analizzare la realtà nella quale viviamo. È impossibile chiedere a un uomo solo di sostenere le sorti di una squadra di calcio. Ma Cosenza è una piazza che ha fame di calcio. Ha bisogno di essere infiammata perché siamo stanchi, e se il presidente con grande serenità da solo ritiene di non potercela fare, è preferibile fare un passo indietro ed affiancarsi a qualcun altro che però costruisca per noi un futuro, perché questa società deve capire che la città di Cosenza deve essere di nuovo reinfiammata, che i tifosi debbano essere i protagonisti di questa rinascita. E il comunicato che è uscito ieri non è un caso, il significato reale è questo: il tifoso è stanco di essere preso in giro, ha bisogno di certezze, ha bisogno di sentirsi nuovamente padrone della sua squadra. Antonio Guarascio, chiedo scusa, siccome lunedì scorso l'ha definito una tempesta in un bicchiere d'acqua, gli do un consiglio personale: non usasse questi termini nei confronti della tifoseria, perché è preferibile ascoltare l'unico tifoso dissenziente che non i 100.000 tifosi che ti vengono dietro, perché forse quel tifoso che ti va contro ti dice qualcosa che a te è più importante di quelli che ti venerano. È un concetto giusto questo, da prendere. Ma ci sono due o tre passaggi, l'avevo detto prima. Però c'è una cosa che volevo, a proposito di apertura, la settimana scorsa abbiamo parlato con il presidente Guarascio, gli ho posto le classiche 10 domande che ormai vanno di moda, forse erano 8, altra domanda che abbiamo posto pure. Però c'era una in particolare, che era quella sul congelamento della scelta del direttore generale, dove ha detto no, devo andare avanti, la società c'è i suoi ritmi, quindi non posso aspettare questa trattativa che è ancora nello stato embrionale. Ma a questo punto, questa trattativa, visto che era già decaduta, tra virgolette, con la scelta di Mangiarano, decade oppure resta in piedi secondo voi? Antonio. Stando a quello che ha dichiarato l'avvocato Vetere nel suo studio legale, alla mia domanda se il Cosenza avesse ufficializzato Ciccio Marino come nuovo direttore generale, la trattativa sarebbe stata interrotta, lui ha risposto sì. Quindi se poi cambieranno le cose nelle prossime ore, però io credo che questa trattativa al momento venga, come dire, congelata. Accantonato, congelato, perché comunque io dico che poi se poi le cose cambieranno, l'avvocato Vetere. Io Gianluca dico che se invece c'è intenzione di entrare in società e comunque dare un apporto significativo al di là di Ciccio Marino, di Stefano Fiore, di Gigi Condò, di Donnarumma, di Massimo Mirabelli, quelli che sono, diciamo, i direttori generali che sono in auge, di Gigi Marulla, alla fine se uno tiene veramente a cuore le sorti e dei colori rosso-blu, normale che uno, perché sarebbe stato accusato poi dagli organi, da noi altri addetti ai lavori, dice ma il presente è lento, i ritmi sono quelli biblici, è soft e non è rock, voglio dire, o si muove o non si muove. Allora stasera si è mossa, ha scelto Ciccio Marino, chiaro che se una intenzione, a mio avviso, e ecco, tiene lei i colori rosso-blu, si fa avanti. Ci siamo, Ciccio Marino, fatto dal nostro Franco Segreto, buonasera e in bocca al lupo per questo nuovo incarico a Ciccio Marino, nuovo direttore generale della nuova Cosenza Calcio. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti.
è un augurio di cuore dallo studio di Replay, un incarico atteso. Noi ci siamo sentiti una settimana fa, sapevo che sarebbe stata comunque una trattativa importante, perché Marino vuole firmare con delle garanzie, con la sicurezza che si inizierà un progetto serio per portare in alto il Cosenza. E ha sintetizzato bene ai colleghi di Cosenza Channel, come aveva detto a me una settimana fa, serve organizzazione, questa è la parola d'ordine a quanto pare. Sì, no, ma io non conosco altre medicine, cioè ci vuole organizzazione societaria, ci vuole programmazione, ci vuole unità fra le varie componenti della società, tutti bisogna arrivare dalla stessa parte, insieme anche alla stampa, a tutto l'ambiente. Cioè questo che serve per poter cercare di fare un campionato importante, anche perché quest'anno non si può sbagliare, insomma. Cioè io credo che la tranquillità dei giocatori è importante, devono pensare dal martedì agli allenamenti e non ad altre cose. Insomma, io credo in queste cose, che sono cose che servono in tutte le categorie. Insomma. Poi sapete, riguardo l'attaccamento a questi colloqui, io darò anima e corpo per questa società, e io penso che le cose possono andare bene. Domani mattina andrò a vedere la sede del ritiro, e poi si comincerà a lavorare sull'allenatore e su altre cose importanti. Diciamo. Allora, non rubo spazio quindi subito ai colleghi la parola. Franco Segreto, Corriere dello Sport, la prima domanda. Ciccio, in bocca al lupo comunque. Grazie. Ho parlato poc'anzi di una grossa responsabilità, tu che negli ultimi anni hai lavorato nella Juve, poi sì. Hai dichiarato agli amici di Cosenza Channel che è un motivo di orgoglio tornare a Cosenza. Ecco, con quale basi, su quale basi, cosa ti aspetti da questa tifoseria e principalmente dalla società? No, ma è normale che Cosenza deve partire con favore del pronostico, cioè deve cercare in tutti i modi di vincere il campionato, e questa è una cosa che devono capire sia i giocatori sia l'allenatore, devono dare il massimo con la massima concentrazione per cercare di arrivare a questo obiettivo. Ripeto, come ho detto prima, è normale che la tifoseria, io chiedo soltanto di dare un credito a questa società, perché insomma io ho parlato, ho avuto degli incontri con il presidente Guanascio e mi sembra una persona a posto, mi sembra una persona per bene, sì. Quindi è normale che c'è voglia di fare bene con una buona organizzazione societaria. Da domani si comincerà a lavorare per cercare di arrivare all'obiettivo fissato. Grazie. Antonio Lizzi, Calabria Ora. Buonasera direttore, in bocca al lupo per questa nuova esperienza con il Cosenza. La mia domanda è molto semplice. Lei non ha... sento male, sento malissimo però. Oh, mi sente? Sì, adesso sì. Ho detto, lei non ha partecipato direttamente, insomma, a degli incontri che ci sono stati con il procuratore, con il procuratore di Guadalupi e Arcidiacono, però in questo momento, diciamo da domani, lei è fiducioso sul fatto che comunque questi due giocatori che sono importanti per il Cosenza, sì, possono rimanere anche per l'anno prossimo? Ma no, io penso di sì, perché insomma, sappiamo l'attaccamento di Mocero per questa società, quindi per questa città, quindi io penso che non ci dovrebbero essere problemi. E lo stesso discorso sia per Guadalupi e Arcidiacono. È normale che io reputo questi tre giocatori importanti. Io penso che la società farebbe tutto per cercare per tesserarli. Però è normale che se uno dei due, uno dei tre farà scelte diverse, insomma si prenderà un altro giocatore. Un altro giocatore, insomma, però io sono molto possibilista, cioè sono molto fiducioso che questi tre giocatori possono rimanere a Cosenza. Ciccio, senti, un ruolo importante lo giocheranno gli under, ecco perché bisogna muoversi, perché quest'anno ci saranno i 95, quindi bisogna muoversi. Quindi gli under sono quelli che poi fanno la differenza in Serie D. Sì, vabbè, è normale che bisogna prima, Franco, scegliere l'allenatore, poi ci sarà l'allenatore. Non te lo chiedo l'allenatore perché ti metterei in difficoltà sull'allenatore. Non ho capito, Franco. Non te lo chiedo, potrei metterti in difficoltà, è meglio. No, ma io ho le idee, poi vediamo se si riescono a sviluppare queste idee. Però è normale che l'allenatore è importante, nel senso che se ci sono allenatori che preferiscono giocare con l'under in porta,
quindi è normale che bisogna un attimino aspettare 2 o 3 giorni quando non firma l'allenatore. Quindi per fine settimana potremmo avere il nome del nuovo tecnico? Sì, io penso di sì. Magari durante il prossimo replay, come ci è successo con Marino. Sì. Va bene. Allora ancora Antonio Lizzi. Ieri i tifosi verso le 9 hanno diramato un comunicato dove le chiedevano insomma, di farsi garante rispetto alla città dei problemi che comunque ci sono stati nel recente passato. Insomma, il fatto che lei ha accettato e ha firmato il contratto con il Cosenza, al di là dell'emozione, perché comunque è comprensibile visto che lei è una bandiera del Cosenza, però questa cosa qui l'ha spinta ad assumersi ancora di più la responsabilità per non deludere una città che insomma spezza. Questo è normale, io non sono venuto qui per il contratto, io sono venuto qui per cercare di fare bene con la squadra che io ho passato più di 20 anni della mia vita. E volevo ritornare a fare il mio lavoro, perché io sono stato 5 anni a fare osservatore di prima squadra alla Juventus, però è normale che Cosenza, io non volevo sbagliare, non voglio sbagliare e non posso sbagliare, quindi volevo delle assicurazioni dalla società. Queste assicurazioni sono... Sì, qualche problema sulla voce. Quindi penso che le cose sono... C'è un problema di linea, in questo momento forse abbiamo perso il campo, comunque diceva dopo 5 anni da osservatore nella prima squadra da Juventus, adesso ho voglia di rimettermi in gioco in questo ruolo e non posso sbagliare. Queste assicurazioni sono arrivate e poi si è interrotto. Non solo, a quanto pare le assicurazioni per Marino sono assicurazioni per la gente, insomma è caduta la linea, ora siamo convinti che è caduta. Intanto volevo dire questo a Marino che ancora ci ascolta mentre riproviamo a contattarlo, che la città sta rispondendo tramite Facebook, replay, sono tantissimi, un po' di entusiasmo. Il bentornato Ciccio oppure in bocca al lupo Ciccio Marino che stanno arrivando, e devo dire che dopo la nomina di Stefano Fiore che è stata accolta con grande soddisfazione da parte della piazza rossoblu, questa è un'altra nomina, che un altro incarico che scalda i cuori, come diceva Antonio prima. Del resto quella maglietta che aveva pensato l'altra sera lo testimonia. Esatto, l'hai vista. No, è così, ma perché Cosenza ha bisogno di, ripeto quello che ho detto prima, ha bisogno di infiammarsi, ritornare a sentire battere forte il cuore per questi colori. E Ciccio Marino rappresenta un'icona, come lo è il papà di questo grande Gigi, di questo ottimo Gigi. Giovane, come lo è stato Gigi De Rosa, come lo è stato ci sia collaborazione. Sapessi che bello vederlo anche in panchina con i bambini, fortunati quei bambini che possono avere un consiglio da Gigi Marulla. Io ti voglio fare una considerazione però un attimo diversa. Il problema qui non è la gestione del campo o dell'area tecnica, perché Marino vale Fiore, forse anzi probabilmente per l'esperienza maturata può essere anche più pronto rispetto a Stefano Fiore. Il problema è capire se i ruoli poi verranno rispettati, se la società andrà alla velocità giusta. Alla velocità giusta e metterà Marino nelle condizioni di operare per vincere, perché lo ha detto lui, non si può sbagliare quest'anno, vero. Dobbiamo vincere perché l'anno prossimo ci sarà la riforma dei campionati e vincere la Serie D significa aprirti un mondo diverso, perché entri nel professionismo ed entri in un professionismo che non è la C2, vero, con la riforma. Ma è la Lega Pro. Che sarà completamente differente. Quindi attenzione, ribadisco e invito il presidente Guarascio ad essere pronto a non tirarsi indietro e ad andare veloce, perché il calcio è velocità, quello che oggi dovevi fare era meglio se lo facevi ieri. Giusto, mi pare che... Prego Vincenzo. Io, a parte i complimenti a Ciccio Marino, devo fare i complimenti sia per l'incarico ma per le parole che ha detto. Se l'avete ascoltato bene, lui ha detto 2 o 3 passaggi che secondo me sono fondamentali. Intanto alle idee chiarissime, perché ha risposto senza giri di parole alle domande. E di solito si cerca di tergiversare, vediamo, forse no, è andato diretto, 2 o 3 giorni ti darà l'allenatore, vediamo con i calciatori. Quindi. E poi ha detto un'altra cosa importante, voglio dire, che lui ha un'esperienza non da poco e quindi la vuole mettere a frutto. Frutto di questa società dove ci ha passato 20 anni indipendentemente dal suo tipo di contratto, quindi questo mi dà una garanzia importante, perché credo che va un pochino a rafforzare quanto diceva prima
Antonio. Cioè, voglio dire, lui se ha accettato e non l'ha fatto per soldi, perché voglio dire il contratto, l'ha fatto per mettersi in gioco, perché ha detto voglio ritornare dopo 5 anni di osservatore ad essere uomo di campo. Quindi, se essendo direttore generale, non solo direttore sportivo, ha le idee chiare anche sulla gestione della società. E quando parla di organizzazione, bravo, vuol dire mettere le caselle e riempire le caselle con gli uomini e giusti. E io ho l'impressione questo che abbia già un suo organigramma. Ovviamente, abbia perché già se un no, suo organigramma, tranquillamente. Organigramma fatto di uomini, ma ripeto, anche se ci mette qualche giorno in più, li andrà a riempire con le persone giuste che bravo dovranno supportarlo. E in quest'anno fatto che diventa, ribadiamolo, fondamentale, bravo, perché con la riforma ci sarà la C1, come è stato ribadito, e quindi in 2 anni praticamente si può rivoluzionare veramente il calcio a Cosenza. Fra poco andremo anche al fantacalcio, perché quando chiuderemo la chiamata con Marino parleremo anche del probabile allenatore, perché no? Perché c'è una rosa di nomi che torna utile, con qualcuno che entra e qualcuno che esce da questo novero. Per quanto riguarda i tre tenori, come li soprannominati, no, è stato possibilista lui. È possibilista, però possibilista. Ha detto, attenzione ancora qui alle parole, è quello che ha detto. Penso inizialmente che la società farà di tutto per trattenerli. Ma se qualcuno uno dei tre dovesse andare via, lo sostituiremo adeguatamente. Questo è chiaro, dico sì. Siamo rimasti sull'1,5-2. Uno dei tre. Ho detto io devo interfacciarmi con l'allenatore, perché devo capire che tipo di giocatori vuole, se il vuole l'under in porta, se vuole il trequartista, no, se vuole il laterale. Si è espresso nel senso che i tre vanno bene comunque. Vabbè, a chiunque, però bisogna vedere la società. Che credo che se si rinuncia appunto a Guadalupi, Mogero e Arcidiacono significa rinunciare al trio d'attacco più forte del campionato. E forse anche della C2. E anche della C2, sì. Secondo me Ciccio Marino, come è riuscito a fare in passato nei 2 anni, Stefano Fiore riuscirà a far capire ai giocatori che prenderà, quindi nuovi o quelli che andrà a confermare, cosa significa il Cosenza, perché comunque lui, insieme, come ha detto Antonio, a Gigi Marulla, a Gigi De Rosa, come dire, è un'icona per tutti quanti, quindi riuscirà a trasmettere quella passione che ha lui per questi colori anche magari a dei giocatori che in questo momento non hanno atteggiamento ondivago, perché hanno perso non il hanno punto di riferimento, ottimi rapporti insomma con la proprietà. Però io sono fiducioso sul fatto che Mocero, ripeto, rimarrà a Cosenza, perché vorrei ricordare, Mocero è stato lanciato da quel famoso Cosenza 14, sì, quando c'erano due squadre, vero, in Serie D, proprio da Ciccio Marino. Da Ciccio ci ricorda Marino. Pippo Gatto, Ciccio Marino, direttore sportivo anche nel Cosenza di Mutti, sì, quindi insomma è una bandiera, un'icona. E per quanto riguarda invece Arcidiacono e Guadalupi, come diceva Antonio, sicuramente qualsiasi allenatore chiederà una loro riconferma, e credo che alla fine, da quello che insomma sono le indiscrezioni che filtrano in questi giorni, ci sarebbe una scelta orientata comunque a un allenatore che pratica un 4-4-2 o 4-3-3, poi rispetto all'interpretazione che uno può dare quando vede la partita, però comunque una base su cui lavorare c'è. Lo facciamo dopo il fantacalcio, però. Sì. Antonio. 4-4-2, 4-4-2 è il classico della Serie D. Allora te la lancio dopo. Costringiamo i nostri spettatori ad aspettare e andare oltre. La mia non è una notizia, è una speranza. Un sentore, una speranza. Vabbè, ma speranze ce ne sono tante. La cosa che volevo aggiungere io per chiudere, prima di andare in pubblicità, è che si possa fare sinergia con i calciatori ex del Cosenza che sono in città. Sicuramente. Questo sarebbe bellissimo, insomma. Abbiamo il De Rosa, abbiamo il Napoletano, abbiamo Gigi Marulla col settore giovanile, cioè Tommaso Napoli, allora si può fare qualcosa veramente di importante. Però permettimi, io ci sono legato personalmente, io credo che Gagliardi, una parola di ringraziamento, sì, a sì, Gagliardi, certo, 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 certo. Ho detto, io parlavo di quella bandiera di 20-30 anni fa. Gagliardi non è nuovo, e quindi abbiamo sempre parlato bene. Non ti nascondo che se Marino ci pensasse un attimo, non sarebbe. Ma lui gli abbiamo dato, come dire, abbiamo dato i giusti meriti per quello che è riuscito a fare, i 73 punti, pur probabilmente in un'annata, il rapporto con la società, che con la dirigenza che è incrinato, per questo non altrimenti sarà mai. Altrimenti come Napoli meritava la conferma, lo ha detto anche Fiore, è stata una scelta che poteva risultare impopolare, adesso Gagliardi merita. No, ma lui l'ha detto, Gagliardi ha fatto bene, ci mancherebbe altro. Ma noi che conosciamo a fondo l'andamento della stagione, ci potrebbe essere un indizio sulla scelta del nuovo allenatore, perché se comunque c'è l'intenzione di costruire una squadra che riesca poi a vincere il campionato e consolidarsi in Lega Pro, la scelta non può che essere di un allenatore che conosce già la Lega Pro, che comunque riesce a lavorare bene e vincere il campionato di Serie D. Ok,
che abbia un po' di esperienza. Allora, nella terza parte daremo probabilmente un volto a questo allenatore, stiamo per andare in pubblicità e poi vedremo finalmente le immagini del trofeo del Memorial Bergamini al Marca con la collaborazione a Popil Bianco e una grande festa per i ragazzi di 19 squadre e con l'intervista anche alla nostra cara Donata e poi naturalmente ancora calcio da Antonio, che sapete tutto sulle squadre calabresi, il solito interrogatorio di fine puntata. Ci vediamo fra pochissimo. Terza parte del play, non c'è molta voglia di giocare a fantacalcio, io ho lanciato la proposta però. Spende diceva magari facciamo un nome. Abbiamo fatto una ventina di nomi. Abbiamo fatto non ultimo quello di Gianluca Gagliardi, sono d'accordo con l'amico Antonio Pallo che ha disputato un buon campionato, accese quel che dicesse, poi chiaro che deve decidere il direttore sportivo. Antonio prima parlava di uno che pratica il 4-4-2, all'occorrenza un 4-3-3, allora andiamo a pigliare tutti quelli di Lega Pro, magari quelli che vanno per la maggiore in Serie D. Facciamo un elenco, però certo, non mi sembra da qui il parte caso. La fase più bella dell'estate caso, calcistica, quella della costruzione. Dopo la distruzione si parte con la costruzione, con il ritiro, diceva già domani il ritiro, cioè si decide tutto. La fermezza. Villaggio Baffa dovrebbe essere il ritiro. Se potesse lo farebbe stasera. Sì, Ciccio è molto carico, ti ripeto, l'ho sentito stamattina 2 minuti per telefono, poi stasera ha confermato questa sua grande voglia. Villaggio Baffa dovrebbe essere. Cotronei. Sì. Cioè, tra il Cotronei sarà Moccone. Cotronei la località. La località è Cotronei, il villaggio Baff. Dove c'è stato il Crotone, c'è stato il Rende, ricorda i tempi della Serie C. Ma credo che sia anche una scelta intelligente, perché mantenere la squadra sul territorio significa anche consentire al tifoso durante l'estate di fare una passeggiata e andarla a trovare. Tu sei contrario, Antonio? Io sì. Preferisci i ritiri lontano dal cuore, dagli occhi? Ne abbiamo già avuto modo di parlare. Sì, è vero. Non sono per lavorare in questo Cotronei non è qui vicino, non è Camigliatello. Il direttore Cotronei generale Mangiarano avrebbe voluto l'Umbria o la Toscana. Perché secondo me è decisivo il momento del ritiro. E, insomma, è bello anche sentire l'affetto e il calore dei tifosi, però credo che quel momento sia decisivo per le prime 7-8 partite di campionato, perché là si gioca tutto. Se parti bene e il Cosenza ha le possibilità da oggi in poi di partire bene, io credo che sia decisivo il ritiro. Quindi poi comunque non è che però detto credo che ci sia anche una questione strategica da valutare a livello societario, perché comunque noi dobbiamo sempre ricordare che come punto di riferimento dobbiamo avere una provincia intera e cercare di aggregare, di avvicinare alla squadra più persone possibile anche nella fase del ritiro può essere importante. Sicuramente questo favorisce l'entusiasmo. L'entusiasmo è fondamentale. Però ha un effetto collaterale sulla squadra, dice, un effetto collaterale sulla squadra può essere. No, io ho vissuto. L'ho visto sulla mia pelle, cioè quando sono stato a seguire il Cosenza a Spoleto nei due anni. Cioè ho visto comunque che la squadra è riuscita bene. È più concentrata. Insomma sono pro e contro. Poi bisogna però mettere. C'è il tifoso e c'è più entusiasmo. No, ma i tifosi all'Orica hanno lavorato bene. Ma i tifosi in quel periodo andarono insomma a vedersi. Sì, è vero. Io ero presente sia Siena. A Cosenza Pisa che purtroppo a Cosenza Siena. Non ne parliamo che a Noccia. Niente, dobbiamo mettere sulla bilancia i pro e i contro di questa scelta, però insomma la Calabria. Che dicono? Fra poco ci torniamo, adesso vorrei aprire la pagina con Kevin e anche Vincenzo naturalmente della Memorial Bergamini. Vediamo il servizio che abbiamo proposto, un piccolo contributo del nostro TG10, vediamo. C'è arrivato. Un calcio di punizione alla Pirlo, proprio come quello che ha aperto la Confederation Cup in Brasile, l'abbraccio dei piccoli calciatori della Real Cosenza, che alla fine vincerà il Memorial Bergamini nella categoria esordienti. Solo una delle tante emozioni di un torneo giovanile simile agli altri, ma unico per il significato. Una settimana sui campi del Marca, società che ha organizzato la manifestazione in collaborazione con la Popil Bianco, dedicata a Donato Bergamini, 19 squadre in gioco, provenienti da tutta la provincia di Cosenza e tanti personaggi del mondo dello sport sugli spalti a bordo campo. Un modo per chiudere la stagione dei piccoli calciatori e ricordare il numero 8 rosso-blu in un momento delicato della vicenda giudiziaria, che vede la procura di Castrovillari impegnata a far luce sulla sua morte.
incontriamo la sorella Donata nello stand dell'associazione Verità per Denis, commossa dall'affetto che la Calabria le dimostra. È una soddisfazione immensa, anche perché si tratta di bambini, quindi comunque i bambini portano l'allegria, quell'allegria che sempre comunque contraddistinto Denis nel suo modo di vivere. Denis amava molto ridere, amava molto scherzare e credo che sia il ricordo più bello l'evento di programmare comunque un torneo giovanile. Mai al mondo avrei pensato a 1000 chilometri di distanza di sentirmi nuovamente a casa mia. Cioè per me è ormai Cosenza a casa mia. Sto male quando sto troppo tempo senza venire a Cosenza. In campo le vincenti sfide dei bambini, il successo del Marca nella categoria Pulcini 2003 e quello dello Sporting Corigliano nella finale Pulcini 2002. I gol, le giocate, le gioie e le delusioni, come quella che ha provato un rigorista del Taverna nel mandare alto il penalty decisivo in semifinale. Le sue lacrime e l'abbraccio consolatorio dei compagni sono l'immagine più bella del torneo. Gli dedichiamo il servizio ricordandogli che avrà tante altre occasioni per rifarsi. Eh beh, queste lacrime sono quelle che mi hanno colpito di più. Io faccio i complimenti al Taverna, perché ho seguito poche partite nel mio pomeriggio del sabato e ho visto una bellissima squadra, ho visto questi ragazzi Pedicone, Pasqua, che è solo un mio omonimo, ma che ha parato il rigore e poi ha avuto il coraggio di tirarne un altro e sbagliarlo e consolare il ragazzo che aveva sbagliato, lo spirito del calcio che mi piace di più. Mi sono commosso veramente a vedere questi bambini che giocano a pallone con tanta passione e sembrano davvero nei grandi, alcuni anche nei lati peggiori, perché qualcuno si è tolto la maglietta come Balotelli, oppure le arrabbiature, l'espulsione perché c'è stato un gol fantasma. Alla Confederation non può succedere, però, perché sono gli strumenti nuovi, però insomma il calcio giovanile, la settimana scorsa l'equitazione, insomma i ragazzi fate sport, ci sono le strutture, avete questa fortuna che io e Antonio sicuramente, Paolo, non abbiamo avuto perché avevamo un cortile noi, no? Sì, lo stesso cortile. Lo stesso cortile. Insomma, adesso ci sono i mezzi per fare sport e per farlo bene, al di là della necessità e della voglia di diventare campioni. E questo è un messaggio che lancio ai genitori. Allora, Kevin insomma, riuscitissima Kevin la manifestazione. Complimenti. Se è piaciuta a un giornalista come me, insomma... È un amante del calcio e ha fatto lo stesso effetto agli altri. È stata una grande soddisfazione per noi, perché per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a centrare i nostri obiettivi, cioè quello di innanzitutto del ricordo, di onorare la memoria di Denis nel miglior modo possibile secondo noi, che è quello del calcio dei più piccoli, che mantiene ancora quella purezza, quei sani principi dello sport che a volte insomma, i grandi dimenticano. Un altro obiettivo importante è stato quello di dare spazio ai nostri giovani atleti calabresi, che ne hanno bisogno, perché sono bravi, sono tanti e bisogna farli vedere in ogni occasione possibile. Il terzo obiettivo, ancora più bello, è quello che insomma, la struttura del Marco e della Bull Bianco siano diventate per 7 giorni e soprattutto nella giornata finale insomma, un po' il ritrovo, il punto di riferimento del calcio cosentino e non, affollando le tribune e la struttura e dando l'apporto ai bambini che giocavano sul terreno di gioco. I nostri valori che cerchiamo di insegnare quotidianamente, prendo spunto da quel pianto del servizio del bambino del Taverna, qual è quello che rimane maggiormente nella mia mente, è di accettare la sconfitta. Cioè io penso che la vittoria più grande per una scuola calcio, per un allenatore, per un dirigente di storia giovanile, non sia la vittoria di una partita, la vittoria di un torneo, ma l'accettazione della sconfitta, riuscire a inculcare nella mente del bambino la sconfitta, no, senza la pressione di dover vincere a tutti i costi. E alcuni miei ragazzi, parlo di loro perché ho esperienze più dirette con quelli del Marca, ho notato in loro il cambiamento rispetto a un anno fa, la sconfitta presa col sorriso, con la gioia lo stesso di aver giocato, di essersi divertiti e non con le lacrime. Io credo che sia un punto importante da cui ripartire sia nelle scuole calcio ma anche nelle storie giovanili del Cosenza, quello della cultura non della vittoria a tutti i costi ma della crescita di personale, tecnica e di uomo. Avete inculcato la cultura che il calcio è un gioco. Mi trovo perfettamente. È per questo che trovo perfettamente nelle scuole d'accordo. Vincenzo. Devo dire che Kevin sta crescendo bene. Sto facendo bene, perché voglio dire, viene a trovarci spesso al comitato e quindi diventerà un buon dirigente. Cioè, grazie. È all'inizio, ma posso dire che constatato direttamente, è quella di sabato, diciamo la giornata clou,
che mi è piaciuta molto fino a quando l'ho potuta vedere, poi c'è l'altra manifestazione a San Vito, ma devo dire ha colpito nel segno un punto fondamentale, che i genitori, che sono quelli che ultimamente ci hanno creato un po' di problemi, hanno finalmente assistito alle partite dei bambini che si divertivano. Cioè il bambino non va considerato come un piccolo adulto, è un bambino che deve giocare. La stava parlando di Esordiente e Pulcini, che sono ancora nella piena maturità crescita. 2002, 2003. Non gli dobbiamo far perdere la voglia di continuare al calcio. Attenzione, perché noi abbiamo un grosso problema che stiamo monitorando e stiamo valutando e dobbiamo trovare soluzione, che è quello dell'abbandono dell'attività sportiva quando arrivano a 15-16 anni. Quindi noi dobbiamo cercare invece, ecco, proprio perché i ragazzi arrivano poi a questa età un pochino scocciati, no? Oppure perché sono delusi, perché non hanno vinto il campionato e quindi abbandonano l'attività. Quindi questo è il nostro obiettivo anche come federazione, di poter recuperare. Devo dire che il torneo Catena, abbiamo parlato per poter organizzare il prossimo anno insieme questi due tornei, perché Cosenza, è inutile che ci nascondiamo, è all'avanguardia sia come scuole calcio, come preparazione atletica, tutte le società, e questo il comitato di Cosenza ne può essere orgoglioso, ma anche a livello sia organizzativo per questi tornei, sia da un punto di vista proprio delle strutture. Dobbiamo smussare solo qualche piccolo, come dire, angolo fra le società. Io sto lavorando anche per questo, perché ci voglio riuscire, perché ci possiamo proporre per organizzare veramente grandi eventi, specialmente per l'attività giovanile del calcio. Parliamo dell'altro memorial, visto che Vincenzo l'ha seguito. Sì, quello del torneo Misati, sì, cioè quest'anno si è svolto del memorial l'undicesima edizione, che è una particolarità, che è un 5.000 che si corre su pista a più batterie secondo i tempi. Ha vinto Andrea Pranno, un ragazzo emergente della nostra atletica, allievo di Maurizio Leone, campione italiano, quindi K2. Oltretutto Maurizio nella sua categoria ha stabilito il miglior tempo di categoria di quest'anno, quindi voglio dire, è stata veramente una grande gara, ma anche lì, oltre al punto di vista tecnico che è stata elevata, è stata anche una grande partecipazione, perché 120 atleti che hanno vissuto insieme, e vedere lo stadio, la parte della tribuna riempita di gente e gustare in notturna una gara di atletica leggera, bello, ha dato senso veramente. Sì, anche l'anno scorso con i Master è stato anche, lo stesso. Anche con i Master bello. L'anno scorso. Quindi abbiamo anche, sì, è il tempio del calcio il San Vito, sì, attenzione. Però ogni tanto infiliamoci pure qualche attività. Fa bene, insomma. I meeting costano un pochino troppo, però diciamo che con queste piccole iniziative, che l'associazione Misasi, da Francesca a tutti i suoi collaboratori, perché poi là, anche per organizzare quella come per organizzare il torneo, voi non vedete solo la parte esteriore, ma dietro c'è un lavoro di persone che veramente per pura passione fanno veramente tanto. A smontare tutto lo stadio hanno finito all'una di notte, voglio dire, quindi ringraziamo veramente tutti questi amici che si dedicano. Io poi vorrei dire una cosa su Donato Bergamino, ma c'era Kevin che forse voleva dire qualcosa. Giusto per darti un'immagine emblematica di quello che ho detto prima, non posso non raccontarti un episodio accaduto nei primissimi giorni del Memorial Bergamino, che rappresenta in pieno quello che abbiamo detto finora io e il vicepresidente Perri, cioè in caso specifico la Real Gioia, una scuola calcio di Gioia Tauro. E, dopo essere stata eliminata nella fase eliminatoria, cioè la fase a gironi, subito dopo l'ultima partita alcuni bambini hanno preso degli strumenti che avevano portato con sé nei borsoni, fisarmoniche, tamburi, e hanno incominciato a intonare delle musiche molto folcloristiche locali, che hanno praticamente attirato tutti i presenti in balli e tarantelle. E vedere questi bambini accettare in questo modo la sconfitta penso che sia un insegnamento per tantissime persone, bambini e non, soprattutto. Il confronto e poi la festa. È vero. Perché alla fine c'è un vincitore. Antonio.
tutto il contrario di quello che è successo ieri a Via del Mare, insomma. Sarà una posta pesantissima. No, io prima di Antonio, poi gli do lo spazio, sì, volevo solamente soffermarmi su quello che ha detto la Bergamini, sulle suddonate a Bergamini, sono state le parole bellissime per la città di Cosenza, che si sente orgoglioso ogni qualvolta ritorna in questa città, nonostante i 1000 chilometri diciamo, di distanza, perché lei abita a Ferrara, Argenta mi pare, quindi se passo un mese, 2 mesi, io devo tornare nella mia seconda città, che è Cosenza, che quanto prima diventerà la prima città, insomma, questa voluta. Sì, l'assunto della Bergamini è stato questo. Donato ha dichiarato anche un'altra cosa importante, secondo me significativa, se parliamo appunto di Cosenza Calcio, che non ha mai avuto un rapporto così diretto con la città del Cosenza Calcio negli ultimi 20 anni, quindi questo, insomma, se lo dice Donata, conferma quanto di buono si dica sull'uomo e sulla persona di questo presidente e dell'amministratore delegato. È un amore di Donata nato probabilmente una domenica mattina di qualche anno fa, quando c'è stato un primo corteo a Cosenza nel 2009, se non erro, poi sfociato in una manifestazione al tribunale. Noi c'eravamo, insomma, e da lì probabilmente è scoccata la scintilla, quando ha capito di avere una città accanto. Che la sosteneva. Guarda, noi abbiamo avuto l'esperienza che raccontavi tu, siamo stati 48 ore ospiti dell'intero paese, Boccaleone d'Argenta, della frazione di Argenta. E devo dire delle persone fantastiche, meravigliose. Una gara a chi doveva farci stare meglio e più a nostro agio, e devo dire, Donata Bergamini, e lo dico senza problemi, perché è la verità, è una delle persone che nella mia vita che ho conosciuto e che mi hanno lasciato un segno più positivo di tutte. Una persona luminosa, solare, che nonostante il grande dolore che prova, ha una voglia matta di vivere e te la infonde ogni 3 minuti. Veramente una splendida persona. Anche il papà, la sua presenza, la sua presenza per noi è stata la testimonianza più importante. Dell'affetto, della forza di questa donna che, per quanto ci riguarda, sia a me che a Michele Cosenza, ci ha dato la spinta decisiva e la forza per proseguire in questo impegno che abbiamo assunto. Ma credo che Cosenza sia encomiabile da questo punto di vista, perché come diceva prima Antonio e rimarcava giustamente, lo faccio anch'io, il lavoro di Cosenza Channel rivolto a questa vicenda, Cosenza è encomiabile perché veramente incorpora in sé una questione che gli sta a cuore, come può essere quella di Bergamini, di Catena, e la porta avanti con tutta la propria forza, accompagna e sostiene chi da anni lotta per cercare giustizia. Allora Antonio, avevamo detto, promesso 5 minuti con il calcio, una battuta con ogni squadra a partire dalla regina al Crotone di Massimo Drago, che sarà a Moccone in ritiro da metà luglio. Andremo. Naturalmente, poi ci sono le squadre. Arriviamo fino alla Serie D. Sì. Vabbè, iniziamo dal Lecce, che tu prima mi chiesto. Sì, esattamente, sì. 15.000 euro di multa e 4 turni da giocare a porte chiuse. Poca roba, veramente. È andata bene. Molto bene. Hanno chiesto anche perché abbiamo... Scusa? Sì. Vabbè. Scusa vabbè. Per quello che è successo. Ho capito, però... Forse anche Arcidiacono abbia chiesto scusa. Lo so. Allora, comunque, no. Partendo dalla regina, oggi è stato presentato Azzori. Per quanto riguarda la squadra, ci sono da risolvere due posizioni, che sono quelle di Giuseppe Rizzo col Pescara in comproprietà e quelle di Nicolas Viola con il Palermo. Potrebbe arrivare Caserta, che è un giocatore di merito, Portosalvo, insomma, ha giocato in Serie A, in Serie B, è un giocatore molto esperto, e io non escludo che Ciccio De Rose possa ritrovare un posto, insomma, in ambiente stabile in prima squadra, perché Azzori lo stima molto. Vorrei ricordare che Ciccio De Rose andò alla regina perché Azzori venne a vederlo al San Vito. Sì. E quindi credo che ci sia un'opportunità per Ciccio di ritornare in Serie B. Per quanto riguarda il Crotone, ci sono diverse trattative, segue due giocatori del Perugia, che hanno giocato a Perugia, ma sono di proprietà uno dalla Roma e uno dal Perugia. Si tratta di Politano, che è un esterno, che però piace molto al Pescara, e credo che sia difficile arrivare a questo giocatore. Inoltre invece il centrocampista Moscati dal Perugia. Ci sono due anche qui situazioni da valutare bene: la riconferma del Prete, che è l'esterno destro, molto interessante, e poi c'è un interessamento per un giocatore brasiliano del Chieti, De Sousa, che quest'anno ha fatto credo 19 gol in seconda divisione. Il Catanzaro, come abbiamo scritto oggi su Calabriora, ha confermato per la prossima stagione anche il difensore Orchi di proprietà della Roma. Potrebbe arrivare anche qualche altro ragazzo dalla società giallorossa. La Vigor Lamezia invece è in pressing su Carbonaro, credo che sia una trattativa a buon punto. Come abbiamo detto, piace Arcidiacono, e comunque se dovesse saltare Cosenza, ripeto, Arcidiacono
La Vigor la mette in ball position per anche per motivi sentimentali, perché questo è vicino. A Cosenza, sicuramente. Sì, sì. E, poi la Vigor sta valutando anche altri giocatori del Parma. Domani il direttore sportivo Maglia sarà a Collecchio a parlare con l'amministratore delegato Leonardi per definire alcune operazioni, tra cui la cessione in proprietà di Catalana al Parma, che potrebbe essere girato al Crotone o al massimo in Serie C1 per, comunque, per farlo giocare. E, vabbè, il Cosenza ne abbiamo parlato, poi c'è l'Interreggio che deve scegliere l'allenatore. La Vibonese è molto attiva sul mercato, ha riconfermato diversi giocatori, c'è l'enigma Montalto, perché non sapremo quello che succederà credo che resti, ma ci sarà comunque una questione, insomma, una stagione molto ridimensionata rispetto agli altri. È la Nuova Gioiese, che oggi ha confermato Lombardo, il centrocampista, dopo che ieri aveva ufficializzato la riconferma di Tavernetti. Allora, manca praticamente pochissimo. Fabio Vercillo dice: con la nomina di Ciccio Marino, il DJ del Cosenza si è fatto il primo passo in avanti. Oggi occorre confermare assolutamente Manolo, Biccio e Mirko. E poi anche quest'anno non ce n'è per nessuno. Non è Rugna, forza Cosenza, quest'anno dobbiamo fare una grande festa per il centenario. Gisella Vommaro: iniziare intanto le cose più importanti, una squadra, presentazione della squadra, campagna abbonamento vantaggiosa, coinvolgimento della città e provincia e riempire lo stadio. Voi tutti farete una bellissima trasmissione, grazie. Continuate così, siete grandi. Grazie a Gisella Vommaro, grazie a tutti voi, grazie a Franco Segreto, grazie, Antonio Rizzi, Vincenzo Verdi, Kevin Marulla, Antonio Pallo, buonasera. Una bellissima squadra. Io la confermerei, come dovremmo confermare i tre tenori. Insomma, anche è una buona voi. Squadra, Michele Cava, Michele Cava. Grazie ancora a Gisella che ci ha fatto chiudere col sorriso la puntata. Anna Franchino, Giuseppe Costanzo, ci vediamo lunedì prossimo, arrivederci.